Ciao, sono Salvatore Butticè, socio di Apice. Nuovo appuntamento alla rassegna Zona Tips. Allora, oggi facciamo un dessert, visto che ci avviciniamo sempre di più alle festività natalizie, con base di questo dessert il cioccolato al latte della Colbò 823. Questo cioccolato mi ha subito colpito per le sue caratteristiche. Ha un colore caldo, visto che ci avviciniamo al Natale, insomma, primo freddo. È molto intenso, corposo, ha delle belle note dolci, eleganti, ha del sentore di frutta esotica, matura, molto matura, di tostatura e di caramello. L'idea che mi è venuta per questo puntata semplice, una pasta sfoglia. Realizzare un dessert a piatto dove gli ingredienti sono il cioccolato 823 della Colbò, panna semimontata, crema pasticcera. Da panna semimontata e crema pasticcera facciamo una chantilly all'italiana. Crema pasticcera facciamo fondere il nostro cioccolato 823 bagnomaria o microonde, io vi consiglio sempre a bagnomaria che è più delicata, lamponi e fioriduli. La sfoglia cucinata a forno, quindi la possiamo fare noi o si prende già sfogliata e poi si va a cucinare a 180 gradi per 8 minuti più 15 circa. Prima lavorazione. Al centro del piatto vado a creare la mia base con chantilly e guardate come viene bello questo cremoso, guardate che lucentezza che ha. Siamo sotto Natale, quindi abbondate. Adesso andiamo a decorarlo con il nostro lampone. E diamo un po' di colore con i fioriduli. È un dessert semplice, semplice perché già è ricco, volendo evidenziare in maniera molto molto netta le caratteristiche del cioccolato al latte 823.